Riprendiamo, gentili amici telespettatori, la nostra telecronaca dal Saverio Spinella di Melito Porto Salvo per il secondo tempo dell'incontro di calcio Futsal Melito Reggio Mussiti. Risultato del primo tempo 0-0. Le formazioni del primo tempo: Merito Ciglione, Verduzzi Trapani, Ida Calabro Tripodi, Candido Politano, Orlando Inge Wide. A disposizione del mister Domenico Tripodi, Barilla, Ielo, Latella, Scrivo, Pocà, Crea e Verduzzi. Reggio Mussiti, Cannizzaro, Passalacqua, Ruppino, Bagnato, Furceutano, Puntorieri, Gattuso, Garre, Barresi, Glomnicu e Pintomalli. A disposizione del mister Giuseppe Gattuso, Francesco Votano, Orlando Votano, Milano, Romeo, Serpentino, Cannatella e Candido. L'arbitro è il signor Marco Grimaldi di Reggio Calabria. I dati salienti del primo tempo ve li abbiamo riferiti nel corso della prima frazione di gioco. Ci sono state due espulsioni, una per parte al 40° Calabro nel Melito e al 47° Utano nel Reggio Mussiti. Squadre dunque ridotte in 10, perfetta parità. Il gioco è fermo. Un minuto e 20 nel corso della ripresa. Sempre 0-0 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Siamo nel campionato di seconda categoria, girone G, come Genova, Calabria. Non ci sono state grandi giocate, grandi azioni, niente calcio champagne, niente calcio con le bollicine. Una partita impostata soprattutto sull'agonismo, con qualche spunto tecnico soprattutto da parte di Glomnicu e Inga. Subisce fallo non rilevato dall'arbitro, capitan Candido rimane dolorante a terra, arbitro assediato dai giocatori di casa, arriva il massaggiatore. Palla restituita e scodellata in direzione di Ciglione. Riceve palla Tripodi, con questo lancio verso Inga, ancora Inga, limite dell'area, palla sul destro, entra in area, tiro deviato e per poco il Melito non passa in vantaggio, perché il tiro di Inga era stato deviato, ma è stato bravo in questa circostanza Cannizzaro, si è scatafasciato in orizzontale con la punta del guantone, è riuscito a deviare in calcio d'angolo, quarto della serie, grappolo dominaria, parte il cross, palla fuori area, la conquista Candido, finta e doppia finta, cerca di andarsene Candido, incespica sul pallone, mette la sfera oltre la linea dell'out e quindi sarà la formazione ospite a rimetterla. Può partire il contropiede ospite, si sgancia, passa l'acqua, finta e doppia finta, e a parere dell'arbitro c'è un calcio piazzato proprio nei pressi dell'area
sulla linea di battuta c'è passa l'acqua. Occasionissima per il Reggio Musiti, che tenterà di capitalizzare questo calcio piazzato nei pressi del vertice destro dell'area di rigore. Grappolo di uomini in area, fischio arbitrale, parte il tiro di pugni, Ciglione fuori, palla scaraventata alla meno peggio, Waid. Palla per Capitan Candido verso Inga, fa buona guardia la difesa ospite, può partire il contropiede, Lomenico mette in movimento il solito passa l'acqua, finto terzino, Orlando, Ida, Intecli scivolato, il mezzo sinistro Glomnico, capitano anche della formazione dello Stretto, un giocatore di classe, che tutte le squadre vorrebbero avere. Questi è Politano, Inga. Sta per entrare in aria, viene sgambettato, tutto regolare per l'arbitro, rimane dolorante a terra il giocatore, aggancia ma poi mette il pallone volontariamente per consentire all'arbitro di soccorrere il giocatore rimasto infortunato, si tratta di Inga. Con notevole ritardo l'arbitro se ne accorge. Arrivano il massaggiatore, arriva anche il presidente, il giocatore è ancora a terra. Non accenna a rialzarsi Inga, lo fa in questo momento, a termine del regolamento abbandonerà il terreno di gioco in attesa dell'ok dell'arbitro per il suo rientro in campo. 8 e 10 secondi nella ripresa, 0-0 a Saverio Spinella di Merito Porto Salvo tra Melito e Reggio Musiti. Siamo nel campionato di seconda categoria, girone G come Genova Calabria. Melito che si affaccia alle parti di Cannizzaro, Politano, Candido, Verducci con questo lancio va in presa aerea e anticipa la possibile incornata di Politano. Passa l'acqua, se ne va, rosso sotto porta, ottima occasione, tiro, palo, grossissima occasione, irripetibile occasione per il Regium. Che ha colpito il palo a portiere battuto, ha colpito all'altezza del dischetto, ci è sembrato Barresi,
quarto calcio d'angolo per il Regium, tanti quanti ne ha battuto il merito. E proprio in questo momento arriva la prima rete della partita, dormita collettiva, il gol era nell'aria, arrivano tutti, la panchina, pure il portiere, presidente, allenatore, mancano solo i tifosi che pure ci sono qui sugli spalti. L'autore del gol è Luppino, al decimo della ripresa. Dunque il risultato è cambiato a Saverio Spinella di merito Porto Salvo, merito 0, Regium 1. E vedremo ora quale sarà la risposta della formazione di casa. Va a lamentarsi tiro centrale scoccato da Inga, non ci sono problemi per Cannizzaro, la posizione era ottima, sbilanciato, non ha fatto in tempo a coordinarsi, ha tirato le prime intenzioni, nessun problema per Cannizzaro, si accartoccia e dicevamo di Inga che si lamenta con l'arbitro per i frequenti falli, ancora Inga riesce a tenere e poi guadagna anche un calcio d'angolo, il pallone in campo, Inga, quinto calcio d'angolo per il Melito contro i quattro battuti dal Regium, il risultato che è cambiato, come dicevamo il Regium uscito è passato in vantaggio per merito di Luppino che sugli sviluppi di un calcio d'angolo ha sospinto il pallone in fondo al sacco, 1-0 per il Regium. Attacca il Melito che tenterà di riequilibrare le sorti dell'incontro e lo vedono perdente per una rete a zero. Parte il tiro, palla che finisce in pallone laterale, fa buona guardia alla difesa, ma attacca ancora il merito. Intanto è entrato sul terreno di gioco con il numero 13, Ielo, viene chiamato in causa il lontano Cilione. C'è un lungo lancio in avanti verso Inga, stretto in una morsa Inga, non ha potuto fare granché fino a questo momento, cerca di andarsene, poi viene mandato gamba all'aria e c'è un altro cartellino giallo. Quattordici nella ripresa, Melito 0, Regium 1, autore del gol Luppino al decimo della ripresa. Siamo ora al quarto d'ora e il Melito usufruisce di una punizione
sulla linea di battuta c'è Inga, poco lontano Politano, due specialisti dei calci piazzati. Fischio arbitrale, tiro, parata di Cannizzaro, tiro centrale, non ha avuto difficoltà alcuna a bloccare questa punizione. Inga stretto nella morsa fra due difensori, Meleto che appare più concentrato, più determinato dopo lo svantaggio. Ma Regium che sta disputando veramente una grossa partita al Saverio Spinella di Meleto Portosalvo. Sbilancia con una finta di corpo Verducci, Candido, Ielo, una prateria davanti a sé, riceve palla Orlando, va al tiro che colpisce l'incrocio dei pali, un palo dunque anche per il Meleto. Punizione per il Regium, sulla linea di battuta c'è Luppino, l'autore del gol al decimo del secondo tempo. Palla in zona morta. Diciassettesimo e 40 nella ripresa, Meleto 0, Regium City 1, autore del gol Luppino. Nell'azione che vi abbiamo descritto, insegue palla Inga, circondato da un paio di avversari, finisce col perdere palla, il solito passalacqua, lo scoramento e il nervosismo intanto affiora qua e là. C'è un altro cambio nelle file della Meleto, sta per entrare in campo con il numero 17 Crea, ed esce Trapani. Doppio cambio dunque nelle file del Meleto. Che sta perdendo per una rete a zero. Il gol è stato segnato da Luppino.
Lomnicu e c'è una ammonizione per Lomnicu, simulazione di fallo. Controordine compagni. La punizione c'è, ma è a favore del Regium City. Da quella posizione Glomnico solitamente non sbaglia, è quasi un mezzo rigore. Cinque in barriera, dice il portiere. Lomnicu col suo sinistro ha optato invece per un passaggio per passare, svanisce l'opportunità, quel raddoppio, il raddoppio in barriera ha indotto a cambiare intenzione. Punizione già battuta. Di prima intenzione il nuovo entrato Crea di testa aveva mirato l'angolino basso alla destra del portiere, nulla di fatto, azione svanita, sempre 1-0 per Regium. 21:40 nella ripresa. Non è una partita trascendentale, ma sul piano agonistico è molto valida. Orlando, Politano, e c'è un altro cartellino, questa volta per Puntorieri. Quindi ci sono tre ammoniti per il Regium e un'espulsione, quella di Utano, un'espulsione anche nelle file del merito con Calabro che ha guadagnato già da tempo gli spogliatoi. Punizione, merito che attacca. Incespica, palla buona e deve uscire. Ha avuto la palla giusta per chiudere il match il Regium City. Superiorità numerica non sfruttata, erano 3-2. Merito sbilanciato in avanti con tutti gli organici alla ricerca del gol del pareggio e si espone ai micidiali contropiedi del Regium City che qualche minuto fa ha avuto l'occasione del KO per stordire il merito. Anche stavolta Barresi ha perso l'attimo giusto per mettere il risultato in cassaforte. Regium City padrone del campo fino a questo momento con una grossa partita. Nel primo tempo e anche nella ripresa dove ha avuto veramente una serie incredibile di palle gol.
per mettere in ghiacciaia il risultato, a parte il palo colpito da Barresi, ha colpito una traversa pure il Melito con Orlando, anzi l'incrocio dei pali. Punizione per il Melito, sulla linea di battuta c'è Candido. Diciannove giocatori nella metà campo del Regium. Parte il cross, porta sguarnita, la palla rimane ancora in campo. Politano, cross sotto porta, rete, c'è il pareggio di Inga e il Buitre non perdona stavolta. Ha fatto tutto Politano con una pennellata degna di Michelangelo Buonarroti. È arrivata sul piede di Inga, 26 nella ripresa, e il risultato torna in parità. Melito dunque che riesce ad agguantare il pareggio dopo che il Regium City ha fallito una serie di palle gol per mettere al sicuro il risultato. Gol mancato, gol subito, questa è la legge del calcio, legge non scritta. Cercava di andarsene Crea, accompagna in palo laterale Pintomalli. Naturalmente il pareggio cambia un po' le cose, le carte in tavola. Sta per entrare con il numero 14 Milano. Che prende il posto di Barresi. Tenta ora mister Giuseppe Gattuso di addormentare la partita togliendo una punta. Politano, Candido con questo lancio verso Orlando, perde palla, la conquista Puntorieri, che è un po' il pendolo della sua squadra, ha fatto la spola avanti e indietro per tutta la partita. Un altro doppio uno due come nel primo tempo, giallo rosso, e il Melito è rimasto in 9. Contro 10, dunque doppia espulsione nelle file del Melito dopo 28 minuti nella ripresa. Si riscaldano gli animi, le due panchine a stretto contatto. Parte un lancio verso Inga, fa buona guardia Furci. 9 contro 10.
qualcosa non funziona nel centrocampo meletese. Funziona però Politano. Con questi lanci che naturalmente con contropiede l'Omnicu. Non si intendono, erano in superiorità numerica. Contropiede con questo lancio che non raggiunge Ginga. Punizione per il Melito. Si aprono gli spazi, autentiche praterie. Palla su sinistro, si scada fascia in orizzontale Cannizzaro e riesce a mandare in calcio d'angolo. Grossa occasione, sesto calcio d'angolo per Melito. Melito in 9 che si rende pericoloso di più di quando giocava in 11. Palla imprendibile. C'è un altro cambio nelle file del Melito, l'ultimo possibile. Sta per entrare in campo con il numero 14, Latella, classe 93. E vediamo quale. Al posto di Ielo. Latello al posto di Ielo al 32esimo e 50 secondi sul risultato di 1-1. Inga. Contro ordine compagni, gioco pericoloso, ci era sembrato netto. Aspettiamo prima di pronunciarci perché pare che sia a favore del Melito. Sulla linea di battuta c'è Orlando, accanto a sé il compagno di squadra Politano, uno specialista dai calci piazzati. 1-1 al 34esimo, distanza proibitiva, saranno almeno un 35 metri. Parlottano Orlando, va al tiro, parata del portiere.
c'è un lungo lancio, colpo di testa di un difensore, Inga che cerca di ammorbidire, commette fallo. 34esimo della ripresa, sempre 1-1 al Saverio Spinella di Melo Portosalvo. Una partita che nel secondo tempo si è vivacizzata, una serie di emozioni. Ci sono stati due pali, uno per parte, tre sono gli espulsi, Verduce e Calabrone, il Melito e Furci nel Regium. Il pareggio di Inga. C'è una sostituzione ora nelle file della Regium. Esce il laterale a sostegno Bagnato e il suo posto viene preso da Romeo. Tutto questo al 36esimo della ripresa, quando le squadre sono sul risultato di 1-1, per i gol messi a segno nel primo tempo al 10° da Luppino e nel secondo al 26esimo da Inga. Pintomalli. C'è un lancio in avanti, un colpo di testa da parte di Orlando e la palla in fallo laterale all'altezza della linea centrale del campo. Si impossessa della sfera Pintomalli. Dialoga con il subentrato Romeo. Attacca. Subisce carica, Candido, calcio piazzato che verrà battuto. Da Capitan Candido, con questo lancio in avanti verso Orlando, spizzica Inga, mette volontariamente in fallo laterale un difensore, spiove un altro pallone, sono 9 contro 10. Dopo la doppia espulsione di Verduci e Calabrone nel Melito e di Utano nel Regium. Si smarca e riceve Politano sul settore di destra, cerca di andarsene Politano, viene affrontato con successo da un difensore che gli soffia il pallone e lo mette in fallo laterale. Lomnicu. Erano 3 contro 1, ribaltamento di fronte. Orlando mette il pallone a terra, cross sotto porta, insegue Inga, riesce a domesticare questa palla, Inga ha il problema di girarsi, finta e doppia finta, finché il difensore mette il pallone in calcio d'angolo, il 7° della serie, contro i 5 battuti dal un secondo tempo molto bello, con occasioni da rete sugli opposti fronti, pali, traverse. Inga, Politano. Calabrone
capovolgimenti da una parte e dall'altra, emozione a tutto spiano, occasioni da rete come questa per esempio. Fallita da Lomnico, non è nel suo stile, è arrivato un po' sbilanciato. Questo è Orlando, perde palla. Lomnico, riflessi spenti, tiro, un'altra grossa occasione ancora per il Regium City, che sta dilapidando veramente una quantità incredibile di palle gol. Candido muove di qualche passo, Politano, cross in profondità che non arriva dalle parti di Inga. Commette fallo Crampi, rimane dolorante a terra un giocatore del Regium City. Partita sull'1-1, ma in questi 5 minuti ancora può succedere qualche cosa, più di quanto è successo e c'è un cartellino giallo. Nei confronti di Milano. Quindi ammoniti Bagnato, Punturieri, Glomnico e Milano, espulso Furci nelle file del Regium. Due espulsioni invece nelle file del Melito, Verducci e Calabro, la dicono tutta sulla voglia di superarsi delle due squadre. E ora c'è un altro cartellino giallo nei confronti di Tripodi. Si allunga la schiera dei cartellini gialli e rossi, di tutto e di più. Non meno di 7 cartellini gialli e ben 3 rossi. I gol solamente 2, ma potevano essere almeno 6-7 per difetto. Nel secondo tempo sicuramente una partita ricca di emozioni, affascinante, con clamorosi gol mancati da una parte e dall'altra. Salva all'ultimo istante Tripodi, toglie praticamente dai piedi di un attaccante che si era presentato da solo davanti al portiere. Sesto calcio d'angolo per il Regium City contro i 7 battuti dal Melito. Finale burrascoso, si accendono mischie furibonde, zuffe, scaramucce e combattimenti corpo a corpo. Sesto calcio d'angolo, 44esimo del secondo tempo,
1-1, i gol di Luppino e Inga, sesto calcio d'angolo, grappolo di uomini in aria, parte il cross e si sgranocchia l'ennesimo gol, tanto per cambiare. Luppino non ha avuto la stessa fortuna e l'arbitro indica che manchino 3 minuti alla fine del match. 45 Rotti, attacca il Regium, si distende il contropiede locale, spinta ai danni di Inga, non rilevata, rimessa laterale che verrà battuta dal Regium, che ha giocato meglio del merito, questa è la nostra opinione, e avrebbe meritato sicuramente il vantaggio. Politano lascia il compito di battere questa punizione all'altezza del cerchio del centrocampo a Candido, un ribaltamento di fronte, 18 giocatori, parte il cross, palla fuori aria, piede, un colpo di testa da parte di Candido che subisce anche fallo, chiedeva l'ammonizione, rimane irremovibile sulle sue decisioni l'arbitro, smorza appena appena la palla, ma non la può trattenere Inga, che nonostante la morsa, una gabbia preparata per lui da mister Gattuso con i vari passalacqua, Luppino e Bagnato in zona Furci, che ha funzionato bene nel primo tempo, ma nel secondo è il buitre, Inga è riuscito a perforare la rete di Cannizzaro al 26esimo del secondo tempo, appunto dopo che nel primo tempo Luppino aveva sbloccato il risultato. Ormai si attende solamente il fischio di chiusura dell'arbitro. Rete! Tiro da distanza siderale e corrono tutti in direzione di Passalacqua. Quarantottesimo del secondo tempo, si è scatapacciato Giulione nel tentativo di intercettare la sfera, ma è riuscito solamente a sfiorarla. Ha capitalizzato il Regium dunque la grande mole di occasioni da rete, è andata bene questa volta, siamo dunque sull'1-2. Palla che spiove verso Inga. E proprio in questo momento, 49-15, l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Il Regium City ha sbancato il Saverio Spinella di merito Portosalvo e per quanto ci riguarda con pieno merito ha disputato una signora partita nel primo ma anche nel secondo tempo. Dunque la cura di mister Giuseppe Gattuso sta dando i primi risultati.
vincere sul campo del merito non è facile per nessuno. Il Regium ci è riuscito, questa è la successione delle reti, va in vantaggio il Regium al decimo con Loppino, pareggia Inga, questo nel primo tempo al decimo, nella ripresa pareggia Inga al 26esimo e in piena zona Cesarini, cioè al 47esimo, 48, Passanacqua è riuscito a riportare in vantaggio la sua squadra. Risultato finale dunque, Melito 1, Regium City 2. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna, a risentirci fra qualche minuto per le interviste a bordo campo. Partita finita quando arbitro fischiato, diceva il buon Bujadin Boskov. Sentiamo il direttore sportivo, direttore generale, il signor Romeo Antonio. A lui il microfono per un commento su questa partita. È una partita che volevamo vincere a tutti i costi, soprattutto per un ragazzo che ha giocato, Luppino, il 3, che nella notte gli è morto il nonno ed è venuto ugualmente a giocare, perché eravamo in emergenza, è venuto a stretto i denti e è venuto lo stesso. Ci tenevamo fortemente a portare Gesù, a fare bene soprattutto per lui. Ma la partita non è mai stata in discussione, il pallino l'ha sempre tenuto il Regium City. Bene o male sì, oggi abbiamo continuato sulla scia della domenica scorsa e abbiamo creato tante occasioni, abbiamo fatto 2 gol, però ne potevamo fare tanti altri. Anche il Melito ha avuto le sue occasioni, però se c'era una squadra che doveva vincere oggi dovevamo essere noi. E Dio c'è ogni tanto. Adesso si può guardare ai play-off. Dobbiamo innanzitutto fare bene noi per tornare a divertirci noi. Poi la classifica la guarderemo a fine campionato. Dove saremo? E metteremo il punto. Prossimo turno giocheremo a Santoro, giocheremo contro il Ramagnese, la prima in classifica. Sarà una bellissima partita, sarà una partita molto importante, oltre che molto difficile, perché è una grandissima squadra e gioca bene a calcio. Però noi a Villa non temiamo nessuno, o meglio, rispettiamo tutti, però siamo consapevoli delle nostre armi e soprattutto siamo consapevoli che è tornato un entusiasmo che è mancato per un po' di mesi. E fortunatamente abbiamo trovato l'entusiasmo e speriamo di fare bene. Sappiamo che domenica sarà molto difficile, però cercheremo di fare bene. Mister Giuseppe Gattuso, allenatore in seconda, promosso per meriti distinti sul campo. Parliamo della partita di oggi. Oggi sapevamo di venire qui a trovare una squadra tecnica, dal punto di vista tecnico, molto tecnica, e con 2-3 attaccanti bravissimi. Noi abbiamo giocato una partita con umiltà, con sacrificio, alla fine poi il risultato penso che non abbiamo rubato nulla. Partita che avete dominato quasi interamente. Beh, no, quasi no, perché anche gli avversari ci hanno dato parecchio fastidio. La squadra che predilige i lanci verso l'attaccante loro, che è molto bravo e molto veloce. Abbiamo dato un occhio di riguardo soprattutto su questa fase qua dei ragazzi. In settimana abbiamo lavorato anche su questo. La gabbia per Inga ha funzionato. Ma quando si provano delle cose poi riescono, diciamo che funzionano, quando no poi il calcio è imponderabile in questo senso. Si può provare settimane intere e poi magari non riuscire a farlo in campo. Un tasso di mangiamento tra virgolette molto alto. Sì, perché noi diciamo che in certe situazioni dovevamo e potevamo sfruttare la superiorità numerica, 4 contro 1, 4 contro 2, siamo stati un po' frettolosi e quindi dobbiamo lavorare anche su questo. Solo il palo e le parate di Cilione, ma soprattutto la gragnuola di occasione da rete. Sì, lo ripeto. Giocare fuori casa con questa personalità e questo carattere apre alle speranze. Ma no, speranze, noi andiamo avanti giornata per giornata, non è una frase fatta, perché questo gruppo può dare molto ancora di più. Oggi c'erano anche delle assenze molto importanti come Allegro, qualche altro ragazzo che ancora è fuori. Speriamo che questo gruppo finalmente si sia un pochettino, diciamo, sgombrato delle situazioni che si erano create all'interno della società.
Contro la corazzata ravagnese il Regium non parte battuto. Non parte battuto perché noi giochiamo, ce la giochiamo con tutti, perché partire battuto significa non entrare nemmeno in campo. Io non sono di quest'idea, perché anche scherzando mi piace vincere. Quindi si entra in campo per vincere, poi quello che succederà. Vincere fuori casa nella fossa dei leoni di merito. Sì, è un gran risultato, è un'iniezione di fiducia per i ragazzi che ne avevano bisogno. Un banco di prova credibile per le chance per i playoff. Ripeto, sì, ho capito. Noi cercheremo di giocare partita dopo partita, poi se siamo lì è chiaro che non lasceremo niente di intentato. Presidente Antonino Romeo, era questa la squadra che voleva? Finalmente una grossa prestazione dove ha dominato quasi per intero, diciamo, questa partita. Beh, effettivamente è vero, era questa la mentalità che volevo dai ragazzi, perché mi devo complimentare, perché sinceramente è stata molto molto bella la partita e una ottima prestazione di tutti, dal primo fino all'ultimo si sono dimostrati effettivamente di avere carattere, e questa vittoria la dedico e la dedichiamo al nostro numero 3, il signor Ruppino, in quanto è venuto a giocare pur avendo un lutto in famiglia, e quindi questa vittoria la dedichiamo a lui. Peraltro, diciamo, anche il Melito si è dimostrata un'ottima squadra, con un calciatore che conosciamo abbastanza bene, quel Linga che l'anno scorso ci ha dato filo da torcere col Borgo, e tutto sommato partita diciamo maschia, però giocata bene da entrambe le squadre. Ben arbitrata dal signor Grimaldi. Sicuramente, anche se giustamente essendo da solo non è che molte volte può essere messa in difficoltà, però partita, torno a ripetere, maschia, ma giocata abbastanza bene da entrambe le squadre. Ora possiamo guardare in avanti, anche se domenica busserà alle porte la corazzata ravagnese. Io sono dell'avviso che non sono mai partito in qualsiasi cosa che io faccio, non parto mai battuto. 11 sono loro, 11 siamo noi, ce la giochiamo e vinca il migliore. Certo, se giocherete sempre con questa personalità e con questo carattere. Mi auguro che i ragazzi abbiano recepito questo messaggio in partita da due settimane a questa parte, che ci vuole carattere per poter giocare a pallone, carattere, grinta. Al punto giusto, non eccedere nelle varie circostanze magari e creare turbulenze varie, però col carattere, con la grinta, con la determinazione sono elementi fondamentali per poter competere in questo campionato. Evidentemente le prime 4-5 partite noi presi dalla assuefazione alla vittoria dell'anno scorso, forse non ci eravamo calati proprio nel campionato che giustamente è di qualità superiore, e quindi anche se non abbiamo mai demeritato, in nessuna gara abbiamo demeritato, i risultati non venivano, ma ciò non significa che era demerito proprio di squadra, era solamente le prestazioni c'erano, per non torno a ripetere, era solamente pura sfortuna, magari in determinate casi pure mancanza di ingenuità, si peccava di ingenuità, e quindi le partite al minimo errore ti castigavano. Petrali, torrone e panettoni, anche frittole e curcuci, però si pensa anche alla possibile campagna, diciamo acquisti e cessioni, un qualche ritocchino. Ci sarà, c'è stato, ci sarà, speriamo di torno a ripetere, il gruppo c'è, e su questa base magari qualche innesto, se viene, deve essere di qualità, e tanto per non ha senso. Meritano il palcoscenico, lo meritano questi ragazzi che hanno vinto un campionato di terza, stanno ben figurando in seconda. Torno a ripetere, chi viene deve essere di qualità, altrimenti non è il caso. Auguro a tutti voi una felice buone feste, con l'augurio che magari ci si possa rivedere nella prossima partita in casa con la capolista, credo che sia la capolista. Eccolo qua, l'eroe del giorno, Massimo Passaracqua, che ha consentito alla sua squadra di incassare l'intera posta in palio al Saverio Spinella di Melito Portosalvo. Se ci vuoi descrivere l'azione e le emozioni.
Ma nulla, diciamo che è stata una partita abbastanza contorta, diciamo che penso per quanto mi riguarda che meritavamo di passare in vantaggio molto prima e non meritavamo di subire un gol abbastanza ingenuo. Per quanto riguarda il gol è stato un cambio di gioco di Glomniku, ho stoppato il pallone, ho ricevuto la sovrapposizione di Puntorieri che mi ha portato via due uomini e poi mi sono defilato verso il centro dell'area e ho scaricato un destro che è andato a finire ad insaccarsi a fil di palo e il portiere non ha potuto farci nulla. Le emozioni sono indescrivibili perché vincere una partita al 92esimo non capita tutti i giorni. Adrenalina che si impenna come il Machu Picchu. Sì, il morale è alto, però adesso bisogna voltare pagina perché ci aspetta un'altra partita complicatissima con il Ravagnese in casa. Ai Bomber si chiede di segnare i gol e oggi Nino Inga lo ha segnato, però non è stato sufficiente. Sì, ho fatto un gol dell'1-1, però abbiamo fatto una partita giocata male con due giocatori espulsi e non potevamo fare meglio. L'ultimo ha fatto un tiro che forse se lo faceva 10 volte non entrava quella palla. Marcato da tre uomini. Sì, vabbè, e questo è il calcio. Forse mi conoscevano già perché avevo fatto già la partita col Borgo e mi conoscevano già. Salvatore Ida è un presidente che si vinca o si perda è sempre lì. Che dobbiamo dire? Oggi una partita, sapevamo noi che era ostica perché venivano già da una vittoria della settimana scorsa contro l'Archi, quindi sapevamo che avevano cambiato un bel po' di giocatori e sapevamo anche che era una squadra ben messa in campo e quadrata. Certo, c'è stato un pochettino, si è messa proprio sull'agonismo e niente, siamo usciti dal campo sconfitti. Speriamo di riprendere il cammino la prossima settimana, anche se abbiamo un'altra ostica trasferta con la Scillese, se non erro, e quindi cercheremo ora in settimana di rivedere un attimino, analizzare insieme al nuovo preparatore atletico, insieme al mister, insieme a tutta la società, e naturalmente per vedere un attimino da farsi sul proseguo del campionato. Certamente sono arrivate alcune pedine, è arrivato Antonio Inga che ha dimostrato il suo valore, oggi ha fatto anche un gol e niente da dire, usciamo sconfitti questa sera ma non amareggiati perché la squadra ha lottato anche se un po' confusionariamente. Con due espulsioni e una traversa. Abbiamo preso una traversa con Carmelo. Due gol mancati. Vabbè, ma anche loro hanno... È un rigore non concesso. Non voglio essere di parte, l'arbitro purtroppo è da un paio di settimane a questa parte che con gli arbitri non è che andiamo tanto d'accordo, a Ravagnese anche sono state azioni non fischiate, ci fischiava contro, quindi, ma non è questo, noi non ci giustifichiamo per l'arbitrato, sono dei ragazzi, stanno crescendo anche loro e giustamente non sono supportati da nessuno e quindi sbagliare è umano e non è che noi ci appigliamo ora perché l'arbitro sbaglia. Ma il Regium non ha rubato nulla? No, io ho detto all'inizio che è una squadra ben quadrata, ben messa in campo, ha le sue pedine nuove, ha cambiato mi sembra quasi mezza squadra, quindi ha trovato degli elementi molto validi, nulla da togliere. Ripeto, è un campionato al di là delle due che stanno facendo classifica a sé, è un campionato dove possiamo giocarcela tutti. Certo, questa sconfitta in casa non ci voleva, ma non è che noi ora ci dobbiamo demoralizzare o quantomeno ricriminare quello che non è stato dato, quello che è stato dato. Dobbiamo giocare, dobbiamo pensare, dobbiamo discutere con il mister e con il preparatore, dopodiché vedremo la prossima settimana. Grazie a voi sempre per l'ospitalità che ci venite a seguire e naturalmente se non ci vediamo auguri di buon Natale. Una partita ricca di emozioni soprattutto nel secondo tempo, comunque ci sono state tre espulsioni e una serie di ammoniti, due pali, uno per parte, una serie di occasioni mancate, comunque ci dice tutto il mister di casa Domenico Tripodi. No, ti dice tutto, hai detto tutto tu, ci sono state diverse occasioni. Partita, abbiamo giocato male, abbiamo perso una partita che forse per la prima volta ti dico abbiamo meritato di perdere, anche se sull'1-1 le cose si erano raddrizzate, poi c'è stata l'ulteriore espulsione, quindi eravamo rimasti noi 9 e loro in 10, quindi
molti spazi, molta libertà. Quindi abbiamo rischiato, però abbiamo anche rischiato di vincere. Poi alla fine loro hanno segnato un gol, insomma, un mezzo regalo del nostro portiere. Non sono abituato a incolpare, anzi, figurati, il nostro Ciglione, un ragazzo in campo, un ragazzo serio. Però nell'occasione del secondo gol loro penso che parecchie colpe ce l'ha lui. Questo non per giustificare la sconfitta, perché forse loro hanno avuto qualche occasione anche prima. Però ti voglio dire, no, pur giocando male eravamo riusciti a raddrizzare la partita, avevamo pareggiato e avevamo avuto anche le occasioni per poter passare in vantaggio. Vabbè, è andata così, loro si sono dimostrati una squadra tosta, hanno giocato, hanno corso, ma in seconda categoria si sa, chi corre di più alla fine vince, perché non ci sono i maratoni della situazione, quindi voglio dire, merito loro che hanno vinto.